Il quadrato è un santuario di fiducia e amore. Si calmi, signora! Al cui interno abbiamo tutti gli stessi diritti e doveri. Eccoci, The Square di Ruben Östlund. Noi l'abbiamo visto ieri sera e che dire, ma non lo so, guarda, io il film ha trionfato a Cannes, l'ultimo festival di Cannes, vincendo la Palma d'Oro. È un film che parla di arte contemporanea, prende in giro l'arte contemporanea, forse prende in giro anche i critici d'arte contemporanea, poi prende in giro anche un po' la società, prende in giro un po' di cose, no? Allora, che dire, il film racconta appunto di questo direttore di un museo in Svezia che deve lanciare una mostra dedicata a un'opera d'arte nuovissima, che è appunto questo The Square, questo quadro luminoso per terra, che dovrebbe essere il simbolo dell'altruismo, il simbolo dell'unione dell'umanità. Insomma, in realtà questo quadro porta a delle vicende surreali e grottesche. Tra l'altro, questo direttore sarà costretto anche a fare i conti con insomma, gli ruberanno il portafoglio, causerà delle vicende molto, anche molto molto divertenti. E niente, questo è The Square di Ruben Östlund, un delirio surreale, grottesco, che in alcuni punti diverte molto, in alcuni punti vuole essere critica sociale, in altri punti vuole essere drammatico. Allora, il mix insieme è tutto un po' sgangheratino, nel senso che non c'è un'unione logica e sembra quasi una sorta di scene unite tra loro. Quindi non c'è un impasto narrativo molto omogeneo. Però, insomma, il film diverte. Ci sono state delle gag che io ho apprezzato molto e proprio riso. E poi ci sono altri momenti che non ho capito bene dove volevano andare a parare. Questo forse è un limite mio, è un cinema comunque molto intelligente, è un cinema un po' intellettuale, un po' intellettualoide, è un cinema sicuramente un po' troppo sofisticato anche per i miei gusti. Questo è la dimostrazione che al Festival di Cannes ancora si è rimasti un po' a quel tipo di cinema così. Non dico con la puzza sul naso, perché questo film non ce l'ha, però è un film che ha un po' quell'aria un po' intellettualoide, sofistico, no? Cosa che il Festival del Cinema di Venezia non ha. Ecco, per farvi un esempio, se pensate che a Venezia ha trionfato The Shape of Water di Guillermo del Toro, che è uno dei film più popolari, più visionari, più per il pubblico dell'anno, ecco, avete capito un po' la differenza di la differenza di pensiero dei due festival. Insomma, The Square, Ruben Östlund, si volete vedere qualcosa di strampalato, stravagante, surreale, grottesco e anche un po' divertente, io ve lo consiglio, può piacere, io non l'ho disprezzato, semplicemente non l'ho capito fino in fondo, limite mio. Vabbè, ragazzi, il solito kiss e a presto. Ba 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 ba